Ciao a tutti amici, un saluto da Massimo. Già vedete qui un grande Marzio Grosso, Benelli, grosso anche. anche grosso, Grasso anche. anche grasso. No, ma dai, Sì, non è grande, così, dai. grosso che Sì, bene. a tutti i difetti del mondo non è vero. Intanto ti voglio ringraziare perché mi hai invitato in questo tempio della musica, il famoso Studio M, Marzio. Sì, è Studio M perché mi chiamo Marzio. Vedi? Altrimenti si chiamava Studio N. Z, Studio N, No, Studio. è che in quei tempi io nel 78, all'incirca 76, ero preso dal lavoro, eccetera, eccetera, e incaricai una ragazza, vai alla Camera di Commercio e scrivimi perché devo fare fattura, eccetera, eccetera. Che andò, dice, certo, non ho dato neanche il nome. Beh, poi torna e mi fa, dice, allora, è tutto a posto, ho iscritto da partita IVA 01466540489, che mi ricordo ancora, non so come mai. Fantastico, che E genio. sì, autistico. Artista. E poi scrive, l'ultima, senti, ma il nome dello studio? A Studio M. Come studio? Sì, M per esteso. Ah, ok, Studio M per esteso. Infatti non è M, ma M E E-M-M. M M. E qui ci sono passati i più grandi Qu della quanto tempo musica. c'hai? Ti dico che c'è passato qua. Cara, l'elenco lunghissimo. Ma intanto aspetta, io invito tutti i nostri amici ascoltatori, chi non lo ha fatto, a guardare la puntata di I Love Italo Disco con Marzio, che abbiamo Già. registrato un po' di tempo fa, dove Marzio ci racconta tanti aneddoti dietro le Non mi ricordo, speriamo di non doppiarci. quinte. No, Non mi ricordo che cosa ti ho detto neanch'io, l'altra. Vabbè, sinceramente. allora si va a braccio. No, allora, dicevi, ma qui chi c'è passato, oltre a me? Allora, senti, ti dico che per la gioia di mia madre, Nilla Pizzi e Giorgio Consolini. Per Nilla Pizza e Giorgio Consolini. la gioia di mia madre, perché, vabbè, lo studio, questo è lo studio che ho aperto negli anni 90 all'incirca, vero Gianni? Anni 90 Qui questi. abbiamo Gianni, poi lo Sì, conosciamo dietro. non ti muove tanto la telecamera. Ha fatto sì, eh. Ok. Anni 90 ho aperto questo studio, però di là ho aperto nel 76-78 dove c'è Simone Papi, magari si fa un salto anche da loro a Sì, poi dopo salutarlo. faremo un tour. E di là, quando aprì, vabbè, cominciamo a fare, c'avevo la materiali sonori con Maurizio Dami, Alexander Robotnik, facemmo Problems d'amour, no, tutta questa roba qui, sempre musica dance, però ti devo dire la verità. Che io ero tornato dall'America e io amavo come amo il jazz. E in America producevo una band di jazz a New York e poi mi trovai un po' in rotta con la ragazza con cui stavo a New York e tornai in Italia. E tornando in Italia andai su alla OEA. Portandogli la lacca e il master tape di questa band, no? E loro mi dissero: no, non si vende con concert di che jazz, che vuoi fare te con la musica jazz in Italia? Diceva, che fa? Oh, Nicorelli, mi ricordo c'era. Che faccio? Ho fatto uno studio bellissimo, un sacco di cose. Fai la dance, sta andando la dance. Ma allora faccio una dance, però. Ci metto dentro un po' di jazz, infatti dentro la dance che facevo c'era sempre qualche solo jazz, per esempio, e cose del genere. Sì, è molto particolare. Sì, devo dire sì. Che poi con la danza hai fatto decine e decine di dischi. Sì, tramite anche DJ venivano da me, tipo cose che sono ancora richieste, vedo. Tra l'altro ultimamente mi hanno chiesto la licenza in Germania per un altro disco, cioè per un disco che feci che non mi ricordavo neanche di aver fatto, e questi mi hanno chiamato e dice, ma scusi, Ma è ti il ricordi il suo? titolo? Forse sì, me lo ricordo. Vabbè, non importa. Mi ricordo il motivo. If you spend your time to working cause you want to become rich, how you lose a lot of money if you haven't time for it. Mi ricordo il motivo, ma il titolo ancora non è arrivato. Dicevi anche di Marco Masini, che è partito da qui. Marco Masini veniva qui a registrare, cioè io ho usato, tra virgolette, Marco Masini per fare la dance. Forse questo non lo sapevi? Ma penso l'hai raccontato nelle Sì? chiacchierate, eh? Sì. Non credo.
No, non credi. Però Marco lo chiamavo per fare dei soli con il synth o cose del genere, perché lui era un turnista, all'inizio era il tastierista di Tozzi, sì. Perciò lo sapevi benissimo. E perciò Marco lo chiamavo anche per questo, cioè per fare questi turni di musica dance, come chiamavo tutti i grandi, il più grande di tutti, secondo me, per quel genere, per i synth, per come li usava, era Andrea Venturoli. Mm. Andrea Venturoli era... Uno gli diceva, guarda, mi fai un suono alla... E lui partiva subito. Ta, e faceva il suono col sintetizzatore. È uno grande, sì. E raccontaci, dai, qualche aneddoto legato proprio agli anni Ottanta. Ne hai raccontati tanti, no? Però adesso, visto che siamo qui live nel tuo studio... Musica rock, musica jazz, dimmi il genere, perché classica... Dance. Ok. Certo. Allora, sulla dance posso dirti che una volta, mi sa che c'era anche questo signore qui davanti. Sì? Sì, che venne una pornostar. Ecco, non c'era, no? Non sta c'era. Facendo di no, il segno di no. Perché... Venne una pornostar famosa e stava cantando, voleva cantare a dance Je t'aime non plus, ok? Quella okay. Di Birkin, di Jean Birkin. Sì, vennero qui e c'era, insomma, facemmo la base, eccetera, eccetera. E la voce dell'uomo la faceva il suo marito, mm-hmm. perché era una porno col marito. Era di Fabriano? No, di Fabriano? Diciamolo, no? Basta, che poi dopo... Vabbè. Comunque era... Devi dire quello che puoi dire, eh? Certo, certo. Comunque venne qui questa tizia a fare Je t'aime. E il suo marito, tutto a posto, lo fece bene, tutto a posto. Poi, quando doveva fare lei... poi non c'erano i mezzi di oggi c'è il Melodyne per intonare, c'è tutta sta roba che te metti a posto, tanta roba. Allora c'erano i nastri, che i nastri dovevi tagliare, cucire, fare, cioè, non è come ora, no, ora che lì col computer hai visto, ho fatto un pezzo in mezz'ora. E a quei tempi, insomma, venne questa ragazza, bella donna, tutta sgargiante, tutta eccetera eccetera, insomma, fece questo pezzo. E il giorno dopo tornò e io dissi, guarda, io ancora miracolo non riesco a farli, perché però è venuta fuori questa roba qui, e per me è inascoltabile, no? Gli feci io, fammi sentire, no? Perché pigia play sul registratore e venne fuori. C'è una cosa del genere. E lei mi portò di là, nell'ingresso, mi disse, Marzio, vieni qua, ti devo parlare subito, vieni anche te, mio marito, il suo marito. E andammo di là, dice, ascolta, mi disse, perché l'era troppo forte, io ho un lavoro rispettabile, ma è una figura di merda così, non la faccio. Vedi. Sì, cazzo, ma poi dopo tutte quelle battutacce da Goliardi, no, che vennero certo, fuori, certo. No? Comunque, ecco, questa è una un bel aneddoto. Sì, sì, tra le centinaia di aneddoti. Ma a quei tempi... Sì, nel lontano. Nel lontano... 40 anni fa. E per fare un brano dance, la tempistica... di media quanto ci voleva? Dipende che tipo di chi ci avevi in produzione, perché c'erano quelli con le idee chiare, tipo gente brava tipo Alexander Robotini, che si programmava l'808 a casa, poi io avevo l'808 anch'io, tanto sai di che cosa si parla, Roland. Quella 909, tutta sta roba qui. Cioè, lui veniva già pronto, eccetera, eccetera, e io magari gli mettevo la chitarra, qui in 2-3 giorni si riusciva a uscire. Mentre quando veniva qualche DJ, insomma, che gli serviva, perché chiaramente dopo avrebbe lavorato molto di più con il disco, magari c'aveva le idee chiare di come la sonorità, no? Però partiva una settimana, roba del genere, partiva una settimana. Poi chiamavo tipo Antonella, Belen Thomas e Marina e Laura Landi a fare i cori. Sì, sì. E facevano i cori, magari facevano anche la traccia guida per il cantante, che non erano cantanti professionisti, perciò diciamo un po' gli ci voleva. Poi ripeto, non c'era i Melodyne, non c'erano accordatori, perciò o quello cantava o quello cantava, insomma, ecco.
Poi beh, i trucchi, vabbè, trucchi, reverbero, ecco, ma niente di tutto quello che c'è oggi, insomma, ecco. Oggi, diciamo, è ancora più oggi è facilissimo sistemabile, ma anche le voci, ma guarda, tutto. L'ultima cosa che ho fatto, questa che sto facendo adesso, cioè questa che sto facendo adesso, c'è l'artista mi ha detto, guarda, io vorrei rifare questo pezzo, eccetera, eccetera. Ho scaricato Moses, che è un programma, che mi dice come le vuoi dividere gli strumenti, e mi ha diviso la batteria, la chitarra, la tastiera, il pianoforte e la voce. E poi mi diceva gli accordi che c'era mentre passava e mi ha tirato giù anche il testo, intelligenza artificiale. Vedi? Intelligenza artificiale, se ne parlava prima. Sì. Comunque non mi fa impazzire l'intelligenza artificiale, però c'è. Ben venga. Insomma, sì, sì. È importante se utilizzata in maniera giusta, come sì, tutte le cose. Bravo, sì, sì. Altrimenti sì. Diventa... E comunque appunto una cosa del genere è venuto venerdì, ci ho messo mano sabato, un pochino oggi, il pezzo, diciamo la base, c'è risuonata tutta, perché lo sai, non puoi usare in teoria registrazioni fatte, perché... Il copyright, cioè le royalties sono della proprietà del master. In questa maniera Tommy uh-huh. viene a cantare, Tommy Kelly viene a cantare, poi c'è Laura Landi che fa il coro. Qui stiamo parlando del futuro, eh? Sì, quella roba di una settimana. E si svela un po' troppo. Spoiler? No, vabbè, tanto si fa contento. Si fa contento, sicuramente. E poi andiamo a fare un tour dello studio. Il ricordo più bello che hai in questo studio? Beh, quello che eravamo tutti a piangere era quando venne Mia Martina a cantare Gli uomini non cambiano. Gli uomini non cambiano, e ci hanno il cambio automatico, dissi, per smorzare un po' la cosa, ma quando venne di qua c'era Ionio Bianchi, che è il babbo di Marina, poi c'era il produttore di Roma, Giancarlo Bigazzi, io, e c'era un altro a fare il fonico, a pigiare Playrec, e venne di qua e fece, ho fatto schifo, ma che scherzi, davvero, si piangeva a tutti, perché era poi alla prima, cioè andò di là, cantò tutto il pezzo, dice, ma poi in fondo lo rifaccio, ma no. Ecco, questo è il ricordo forte. Poi vabbè, c'ho Baglione, anche Baglione mi faceva sentire e anche lì piangevo. Io, caspita, perché è questo? È un'idea del pezzo che si sta facendo ora. Mamma mia, incredibile. Sì. Cioè, la musica fa di queste cose, le vibrazioni, sì. Ma perché venivano da te? Allora, Baglioni venne da me perché era stato da Peter Gabriel a registrare la base, e poi la CBS si era informata per chi aveva il registratore uguale a Peter Gabriel, cioè alla Battle Studio, e in Italia ce l'avevo io. Perciò venne qua. Tra l'altro bloccò anche lo studio di là, perché mentre c'era Celso Valli a arrangiare insieme a Cerro eccetera, di qua, tra l'altro, lo studio non era così, era adesso lo studio è privato, perciò faccio quello che mi fa, cioè faccio un po' come mi fare, infatti c'è un casino. E a quei tempi c'era lo studio che era tutto attrezzatissimo, c'era ancora un banco più grosso e non c'entrava più dentro, di là c'erano quattro registratori a bobina, tutti sincronizzati, eccetera, eccetera. Lui bloccò anche lo studio di là, che è lo studio che ho aperto nel 78. E dopo poco tempo, perché bisognava non dire che c'era Baglioni qui, come non c'era quando venne Venditti con la Rai qui a fare Il mondo dei ladri, ma comunque dopo 15 giorni che c'era qui, cioè davanti qui c'era la strada, era bloccata, c'erano i fan a aspettare che uscisse, incredibile, sicché lo facevo uscire dalla parte della porta dietro che c'è di là e andava via magari due ore prima di finire il turno, tutte queste robe qui. Invece quando venne Venditti, venne anche la Rai per il programma di Arbore, era Doc, mi sembra si chiamasse, o Doc. E lì mi ricordo venne la Rai con tutta l'attrezzatura, perché non è come ora, le luci a LED, ora, cioè lì dovevano portare, sai, 3.000, tutta questa roba qui. E di là avevo un far appoggiato a una porta blindata, una porta che isola, e cioè aveva quattro vetri disarm,
e abbiamo appoggiato questo 3000 sopra proprio accanto, e quando aprimmo la porta si sbagliò tutto il vento. Tutte queste battute così, insomma, queste cose che sono successe, però Venditti lì dopo si mise a suonare, a cantare con le Mint Tulip, mi sembra fosse, non mi ricordo chi erano tre ragazze di colore, facevano dei cori pazzeschi, cioè bravissimi, cioè la differenza quando viene un professionista e quando uno è un dilettante, però ci sono dilettanti e dilettanti, ci sono dei dilettanti sono fortissimi, ma ci sono insomma gente che hanno magari 2 lire in più, vogliono fare il disco oppure cose del genere. Ecco, la differenza fra loro e quando viene qualcuno che sa cantare, cioè ti rendi conto che godi. Cioè io per esempio ho goduto molte volte a registrare, e per esempio c'è stato qui vabbè, te magari forse non lo c'è, Bill Evans era un pianista jazz famosissimo. No. E venne qui con Lovano, che era un batterista jazz, anche quello lì bravissimo. Ecco voi Simone Papi. E poi sassofonista, eccetera, eccetera. E lì quando fanno jazz non è come la musica pop, e prima fai il piano, poi fai quello, poi fai là, e poi da ultimo la voce, no? Lì c'era Lovano, c'erano tutti, e io ero di qua a sentire questi lì che suonavano, e che ogni tech che facevano era una goduria, perché era... mamma mia, cioè proprio, oppure appunto quando c'è gente tipo Mia Martini che va di là, o Baglioni, o Venditti, o Masini, lo stesso Masini. Ecco, ti devo dire, di Masini è uno sfondatore di cuffie. Sì, eh? C'ha dei volumi, roba da pazzi. Roba da DJ. Roba da DJ. Bellissimo, bellissimo, dai. Io direi adesso di fare un tour, eh? Facciamo il okay? tour. Ok? Perfetto, andiamo. Prendo la chitarra? Sì, andiamo con la chitarra. Allora, ci siamo con un po' di musica qui, fantastico, facciamo questo tour, Marzio? Ciao! E abbiamo anche? Gianni, ciao! Grande Gianni, ti ringrazio per prima che ha fatto un po' i cameraman della situazione. È stato un piacere. È un periodo che gli faccio... Musicista, cantante. Cantante, musicista, compositore. Compositore, tanto ti ringrazio per il tuo CD. Un lavoro straordinario, ho visto il video prima, fantastico, eh? Grazie. Complimenti, grazie, complimenti. Grazie. Grazie. Complimenti. Poi se ci vuoi raccontare qualcosa di te, si può fare, Fai il tour con me. Guarda, in questo momento ora, guarda, mi piace. Casting, riesci sempre a fare 3-4 cose insieme. T'hanno chiamato, eh? Ti volevano vendere qualcosa? No, volevano darmi dei soldi. Ah, allora? Gli ho chiesto 100.000 euro, hanno riattaccato. Hanno riattaccato. È strana questa gente. Ti faccio fare un tour. Sì, dai, qui vedo già un bellissimo schermo. Sì, schermo per il mix, perché se vuoi ti racconto il perché ho questo schermo, sì, una cosa molto importante. Racconta. Sono stato dall'oculista, gli ho detto questi occhiali non funzionano tanto bene. Ho detto, vabbè, te li rifaccio, costa 1.100 euro. Ho detto, guarda, compro un televisore a 700. Costa meno. Sì, e così è successo. Qui abbiamo anche un bel, come si chiama questo? Desk mixer. Sì, mixer. Sì. Gigantesco. Ma scusa, ma come si chiama? Questo è il cuore di tutti gli studi. Ma io voglio mix. Che tu lo dica, scusa. Allora, questo è un mixer analogico. Mixer analogico. Analogico, perché il mixer digitale l'ho avuto, però era freddo come pochi, e allora sono tornato indietro, ho preso questo mixer analogico, è tutto customizzato, dentro ci sono... cose nuove, il reparto equalizzazione è l'unica cosa rimasta uguale, perché è lo stesso tipo di equalizzazione che usavano i Beatles ai tempi di quando facevano i dischi per il mixer Trident Studio 80, e poi il resto è tutto cambiato, e il suono, potete sentire il disco anche di Gianni Salomone, certo, si sente il suono Salomone. Qui, allora, iniziamo. Entriamo nel tugurio della musica. Sì. Qui c'è un lavoro, ci sono lavori in corso, laggiù in fondo c'è un pianoforte acustico con delle luci per girare dei video. Ah, bravo, c'è anche la luce. Visto? Abbiamo anche il tecnico. Sì. Poi qui è stato fatto appunto la registrazione di
tutti i dischi sono laggiù. Poi ti mando una foto di quelle, di quelle cose lì. Qui c'è. Aspetta, c'è anche lo stemmettino Studio M Recording. Se l'ha fatto lui, poi c'è, quello è Marzio Benelli negli anni '80. Che bell'uomo! Sì, sì. Sì, sì. Poi questa invece è la cabina del, cioè dove mettiamo, suoniamo la batteria. E in questo momento stiamo facendo delle prove. Gianni sta facendo delle prove per un concerto che sta facendo farà a Milano. E questa è una stanza molto isolata per un suono dance, devo dire. Mentre i suoni che si usa per musica rock o jazz invece deve essere molto più riflettente. Invece questa è tipo come amerebbe Moroder. Bello, bello. Qui c'è, ecco, chitarre, quando è venuto Baglioni, quando è venuto Baglioni qui c'era questo perimetro, qui c'era un vetro e dentro qui c'erano i registratori analogici. Adesso quello che fanno i registratori analogici, cioè quelli digitali, li facciamo con computer grossosi. Penso. Come sono cambiate le cose. Sì, sì. Qui abbiamo un po' di tastiere. Un po' di tastiere, sotto c'è il pianoforte dove Baglioni ha composto. Ma veramente questo? Sì, quello di sotto, sì. Me lo fece prendere lui e mi disse: Marzio, me lo prendo un pianoforte, almeno sto di là e posso comporre altre cose. E lui ha composto altre cose dell'album con quel pianoforte lì. Poi, chiaramente, una volta finito me lo sono tenuto. Perché... Incredibile. Sì. Ecco l'album oltre Baglioni. Sì. Ah sì, è vero. Sì. Poi tanti dischi non ce li ho più. Questo è il murales con questo tutti... è il murales con alcuni, cioè con alcuni con, nomi. Sì, un 50% dei nomi che lassù dice Masini, Tozzi, Mia Martini, Alessandro Romano, Marlene Conz, Panco, De Novo, Carlo Bigazzi, Marco Parente. Con Marco Parente è venuta anche a fare i cori, è venuta la cantante siciliana che mi piace tantissimo, che in questo momento non viene in mente. Carmen Consoli. Questo è lo studio. Questo è il tunnel. Questo è lo studio degli anni 70 o 78-76. Questo è il primo studio che ho fatto. Questa insonorizzazione mi venne consigliata da Giovannozzi, che era un tecnico fiorentino che ha fatto gli studi in tutta Italia. Io fui il test, e invece il rivestimento me lo fece mio zio. E adesso la musica che sentiamo è prodotta dal nostro amico Simone Papi, che appunto è nello studio dove io ho aperto nel 76. Ciao Simone. Stiamo facendo la ripresa. Tu e Simone Papi, tastierista della Madonna, cioè di Madonna. Sì. E questo è il suo studio con tutte cose analogiche, che alcune vengono dagli anni '80. Sì. Guarda che spettacolo è questo. Questo è un mini Moog. Aspetta, sto. Questo è un Rhodes alla Blues Brothers, quello che suonava Ray Charles. Non è proprio quello, ma è il solito, quello di blu. E questo è un Mini Moog 808, cioè tutte cose analogiche, con un suono splendido che Simone usa al 100%, perché è un musicista della Madonna, come si suol dire. Ma che effetto fa, ragazzi, guardare tutte queste apparecchiature? Oggi come oggi nel digitale, dove tutto è così veloce. Sai, il digitale è una scelta anche di... È molto comodo il digitale, però sì. Il suono che hanno queste macchine è difficile. Cioè, ci si arriva, poi ci si arriva anche con plugin, però... Sì. È tutto più semplice. Poi che vuoi mettere il fatto di spippolare a mano rispetto di col mouse, andare a trovare parametri, mentre lì sono tutti davanti, ben in vista. Comunque puoi avere digitale o analogico, ma se non c'è la composizione non fai nulla. È la cosa più importante. Quello che ha fatto il digitale è che tutti si mettono in casa a fare musica e
insomma, non tutta la musica che viene prodotta è Mille giorni di me, insomma, oppure altra dance. Concordi? Sì, sì, concordo pienamente. Simone ha fatto 5 album a Raff. Sì, sì. Ah, poi complimenti. Complimenti. Poi ha fatto sempre di musica pop. 5 o 6, ora ho perso, da 95 fino al 2008. Poi ha fatto Tozzi, hai suonato in tournée di Tozzi. Mi tournée sembra. Di Tozzi, si fece un disco qui, ah. Umberto, ah. A fine tournée. Ah. C'erano anche pezzi poi, inediti e fatti dal vivo. E poi anche a quella di Amici lì, di Alessandro Amoroso. Alessandro Amoroso, sì, due dischi. Sì, fatto due dischi, sì. Esattamente. Poi sempre di gente pop. Vabbè, Laura Pausini, secondo disco. Ah sì, è vero. Tanta vero, roba. Sì, sì. Incredibile. Sì, c'è un po' e di Laura storia. Pausini è venuta qui? No, no, andai io a Modena, ah. Perché il produttore lavorava a Modena. E cosa? Valsiglio. Ah, Valsiglio, ci ho fatto dei pezzi dance con sì. Lui. Sì, faceva pezzi dance. E che ci ho fatto lui. Con lui? Con gli Under Final, Terminao anche. Poi, ma non mi ricordo. Angelo Valsiglio faceva pezzi dance. Sì, sì, mi ricordo. Mamma mia. Faceva il figlio. E c'era Giovanni Natale, mi sembra, anche come produttore. Sì, tanta roba. Si parla degli anni... Comunque, Umberto Tozzi era qui. Sì. Sì. C'è mia moglie sviene. Comunque abbiamo degli aneddoti di Umberto Tozzi, non ti possiamo dire. Ah, bravo. Te diciamo quando lo spengi. Se tu butti il lamo, però. Quando lo spengi te la dico. Va bene. Belli, perché lui è una persona splendida, stupenda. Sì. E canta da paura. Canta da paura ancora. Canta ancora da paura, veramente. Cioè, fantastico, fantastico. Bene, bene, bene. Poi ci volete far vedere qualcos'altro? C'è qualche chicca nascosta qui che... Ma di, io di, giro, di sicuro qualcosa di nascosto, nascosto ci sarà. Qualche scheletro nell'armadio, eh? Esatto. Va bene, dai, dai. Ok, torniamo di là. Vai. Ti ringrazio. Simo, grazie, Ciccio. Io dopo un cappuccino alla brioche la prenderei. Sì, ti faccio compagnia. Ma buono. Simo, spengi te qui. Sì, usciamo. Umberto Tozzi, fantastico. Aiuto questa porta, se non vedo. Marzio, che ricordi sicuramente, insomma, io penso questo pavimento, queste mura, questo pavimento è da raccontare tante cose, vero? Beh, sì, sì, sì. Ma io direi, dai, se ci puoi dire l'ultima chicca, se c'è un aneddoto, proprio sempre legato agli anni Ottanta. Sì, 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 sì. C'è qualcosa? Non mi viene in mente niente di straordinario in questo momento degli anni Ottanta. Non lo so. Se... Allora, il disco che ti ha dato più soddisfazione? Che prodotto da me? Sì. È quello di Gianni Salamone. Hai visto? Scusa se è poco. Sì. Sì, sì, è un disco bellissimo, c'è un testo stupendo. Ma discorsi degli anni Ottanta, cioè quello, qualcosa che mi viene di cose fatte a quei tempi. Boh, io tornavo da New York e ero allo studio 54, la sera andavo a sentire musica, a ballare, insomma, cioè, a ballare proprio perché a me piaceva più lavorare nelle discoteche. Però ecco, quando sono tornato da laggiù mi rendo conto se avessi seguito un po' di più la dance invece del jazz, forse sarei partito prima degli anni 80 a fare musica di quel tipo, però sono contento di aver sviluppato una sensibilità anche nella dance e poi mi è servita perché la dance non è solamente una cassa in quattro, è anche la precisione ritmica, certo. Il groove, questa roba qui, cosa che non è la quantizzazione, sai, no? Che uno quantizza e dice ecco, è tutto a ritmo, è tutto a tempo, non è vero. Cioè non è vero, sì è vero, però non c'è il groove, non c'è la soddisfazione della dance, perché le cose perfette non sono buone, ci vuole un po' di imperfezione perché noi siamo imperfetti, sì, vero. E ci vuole un po' di perfezione, ecco, la dance degli anni 80 era un po' imperfetta perché non c'era la digitalizzazione come ora, perciò
dovevi seguire l'onda. Anche nelle parole, perché molti artisti non conoscevano l'inglese, voi cantando in inglese. Sì, no, ma infatti ecco la cosa buffa, che tanti artisti che parlavano un inglese sembravano slang, roba dei pazzi. Poi qui c'erano stati anche Ginger Baker, il batterista dei Cream, che lo trovai per strada a fare l'autostop, una cosa strana. Addirittura? Sì, lo trovavi a Calenzano a fare l'autostrada e dissi, ma quello lì sembra tutto Ginger Baker. Poi quando vidi che mi faceva l'autostop nel senso contrario in cui andavo io, era Ginger Baker, perché uno mi fa l'autostop, io vado in su e lui mi fa in giù. Che mi fermai e gli dissi in inglese, tu mi sembri Ginger Baker? Sì. E che, gli dissi, che cosa vuoi lì con fuori? Che tu stai cercando qui? Uno studio di registrazione. Mi disse, ok, tu l'hai trovato, mettiti a sedere. Si mise a sedere in macchina, l'ho portato allo studio di recitazione, ho fatto un disco anche con lui. E questo è. E poi appunto quando venivano i DJ a cantare, c'avevano un inglese, che cavolo, una cosa pazzesca, sembrava uno slang, no? di che Ginger Baker mi parlava in slang a volte, no? E non capivo che mi diceva. E poi parlava inglese e allora si capiva meglio. Ecco, l'inglese che facevano questi DJ era bellissimo, era. E poi era quell'italo English che piaceva. Vabbè. Comunque si scrivevano, vero, le parole come si pronuncia, come si pronuncia, non come si dice. Mai è scritto MY e lo scriveva mai proprio, eh? Sì, ma era carina anche per quello. Fantastico. Bene, dai. Marzio, dai, salutiamo i nostri amici appassionati. Ciao a tutti, ragazzi. Ti ringrazio. Grazie a te, Massimo. Grazie per la tua disponibilità e il tuo tempo. Grazie, alla prossima. Ciao.